Bene, proseguiamo ancora con altri esercizi, ne vediamo parecchi, riguardanti i sistemi di esequazioni, che riguardanti i sistemi di esequazioni intesi come esequazioni, sistemi di esequazioni numeriche intere, lineari di primo grado, tutte tratte, non le andremo a prendere da altri testi, solamente dal testo intitolato, sono molte, quindi ci accontenteremo di questi numerosi esercizi tratti dal testo Algebra Blu, volume 1, con statistica multimediale della Zanichelli, gli autori come sono come al solito Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi, e il volume 1 utilizzato quindi nelle prime classi dei licei scientifici o comunque delle scuole superiori, leggiamo questa, è un sistema composto da due disequazioni numeriche intere di primo grado, la prima 6x-1 più 2x che moltiplica aperta la tonda x-2 chiusa la tonda meno x quadro maggiore o uguale di x quadro più. La seconda disequazione che compone il sistema è 2x-6 è maggiore di x più 1. Dunque, come al solito, procediamo in maniera simultanea a risolvere le due disequazioni che compongono il sistema. Quindi la prima scriviamo 6x 1, moltiplichiamo i 2x rispettivamente per x e per meno 2, ottenendo che 2x per x è un 2x al quadrato, 2x per meno 2 è un meno 4x, meno x al quadrato è maggiore o uguale di x al quadrato più 1. Qui possiamo direttamente trasportare la x a sinistra cambiando la di segno per la regola del trasporto, valida, ve lo ricordo, anche per le disequazioni, e trasportare il meno 6 a destra cambiando la di segno, quindi scrivendo 2x meno x è maggiore strettamente di 6 più 1. Bene, scriviamo poi, qui abbiamo da sommare, abbiamo 1, 2x quadro meno x quadro, che si può, va via per la regola della cancellazione con l'x quadro che sta dall'altra parte. Poi abbiamo 6x meno 4x è un 2x che rimane nel primo membro a sinistra, e poi infine trasportando il meno 1 a destra diventa 1 più 1, 2. Quindi viene un 2x maggiore o uguale di 2, mentre qui abbiamo un x maggiore di 6 più 1 che è 7. In definitiva abbiamo ottenuto, lo scriviamo qui, le due soluzioni di ciascuna delle due disequazioni lineari intere di primo grado che abbiamo proposto, ovvero la prima, dividendo ambedue i membri per 2 otteniamo x maggiore o uguale di 1 ed x maggiore di 7. Come al solito riportiamo i due risultati nel grafico, nel quale riportiamo i valori 1 e 7. Allora, x maggiore o uguale di 1 si rappresenta così, con 1 che, attenzione, è un valore incluso, quindi linea continua a destra di 1 e a sinistra non ci abbiamo niente, questa è la soluzione di x maggiore o uguale di 1, e poi x maggiore di 7, che rappresentiamo in questa maniera, linea continua a destra di 7, a sinistra il vuoto. Abbassiamo le linee per formare gli intervalli, 7 naturalmente è incluso, 1 è 7 è escluso, 1 è incluso, notiamo come 2 sono le soluzioni del sistema, 2 devono essere allora gli intervalli nei quali ci sono, 2 devono essere, chiedo scusa, se 2 sono le soluzioni, le soluzioni di questo sistema, o la soluzione, devono essere ricercate negli intervalli in cui ci sono 2 linee continue, come sono le soluzioni, ed è solamente questo. 7 non è incluso, pertanto scriveremo che x, eccolo qui, maggiore di 7 è la soluzione di questa disequazione, di questo sistema di disequazioni. Facciamo quest'altro, la prima disequazione che compone il nostro sistema è un mezzo che moltiplica aperta la tonda 2 più x chiusa la tonda meno 1 è maggiore di meno un terzo che moltiplica aperta la tonda x meno 1 chiusa la tonda. La seconda disequazione che compone il sistema è un quinto che moltiplica aperta la tonda x più 10 chiusa la tonda è minore di un terzo che moltiplica aperta la tonda x più 6 chiusa la tonda. Voi risolvete come faccio io e non avrete problemi, nessuno vi potrà dire nulla. Moltiplichiamo come al solito un mezzo per 2 e per x. Un mezzo per 2 è 2 mezzi, quindi 1. Un mezzo per x rimane un mezzo x. Meno 1 è maggiore di, moltiplichiamo questo meno un terzo rispettivamente per x e per meno 1. Meno un terzo per x è un meno un terzo x. Meno un terzo per meno 1 è un meno per meno più, un terzo per 1 è un terzo. Andiamo sotto, moltiplichiamo un quinto per x e per più 10. Un quinto per x è un quinto x. Un quinto per 10 è un 10 quinti, ma 10 quinti è 2. 2 minore di, moltiplichiamo un terzo questa volta per x più 6, scrivendo un terzo per x, un terzo x.
un terzo per 6 è 6 per 1, 6, 6 terzi, cioè 2. Allora, se vi ricordate le tante disequazioni numeriche intere di primo grado che abbiamo risolto nei precedenti video, possiamo fare quello che possiamo fare, intanto qui eliminare 1 e meno 1 che sono opposti. Allora possiamo riscrivere questa come un mezzo x. Trasportiamo meno un terzo x più un terzo a sinistra, scrivendo un mezzo x più, cambiando il disegno naturalmente, un terzo x meno un terzo, tutto maggiore di 0. Trasportiamo un terzo x più 2 nella seconda esequazione che compone il sistema a sinistra, cambiando il disegno, scrivendo quindi un quinto x più 2 meno un terzo x meno 2 è tutto quanto minore di 0. A questo punto, in ciascuna delle due disequazioni facciamo un minimo comune multiplo. Due, tre, tre, il minimo comune multiplo è 6. Tra 5 e 3 il minimo di multiplo è 15. 6 diviso 2 fa 3, per 1 per x è un 3x. 6 diviso 3 fa 2, 2 per 1 per x è un 2x. 6 diviso 3 fa 2, 2 per meno 1 è un meno 2. Tutto quanto maggiore di 0. Nella prima disequazione applichiamo il secondo principio di equivalenza moltiplicando i due per 6. In modo tale che questi due se ne vadano e 0 per 6 a destra faccia 0. Stesso discorso, 15 diviso 5 fa 3, 3 per 1 per x è un 3x. 15 diviso 1 fa 15, 15 per 2 fa 30. 15 diviso 3, naturalmente non mi ero accorto, anche in questo caso, come nel caso precedente, 2 meno 2 se ne possono andare. Quindi basta fare 15 diviso 5 che fa 3 per 1 per x è 3x. 15 diviso 3 fa 5, 5 per meno 1 per x è un meno 5x. Anche in questo caso possiamo, visto che abbiamo tutto quanto minore di 0, possiamo moltiplicare per 15 per il secondo principio di equivalenza delle equazioni ambe i due membri, in modo tale che a destra 0 per 15 faccia 0 e 15 quindicesimi faccia 1. Il nostro sistema a due disequazioni è diventato così. Risolveremo. Considereremo solamente i due numeratori, 3x più 2x e 5x, otteniamo quindi un 5x meno 2 maggiore di 0, 3x meno 5x è un meno 2x minore di 0. Allora, cancelliamo qui naturalmente e abbiamo che portiamo il meno 2 a destra cambiando disegno e dividiamo entrambi i membri per 5. 5x meno 2 è maggiore di 0, naturalmente quando x è maggiore di 2 quinti. Prima soluzione del sistema. Qua dividiamo per meno 2 ambi i due membri. 0 su meno 2 fa 0. Meno 2 su meno 2 fa 1. Attenzione che però se dividiamo o moltiplichiamo per un numero negativo, ci dobbiamo ricordare di cambiare il verso della disuguaglianza, da minore a maggiore. X maggiore di 0. E allora, se riportiamo queste due soluzioni nel grafico, sappiamo che le soluzioni o la soluzione del sistema va ricercata in quegli intervalli che hanno lo stesso numero di linee continue quante sono le soluzioni. In questo caso 2. Cioè qui c'è 0, qui c'è 2 quinti, naturalmente abbiamo che x maggiore di 2 quinti lo rappresentiamo così, con 2 quinti escluso, x maggiore di 0 lo rappresentiamo così, con anche 0 escluso, tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, l'unico intervallo in cui sono presenti due linee continue, questo ancora di destra, pertanto la soluzione di questo sistema è x maggiore di 2 quinti, con 2 quinti che non è un valore incluso. Eccolo qua, questa x maggiore di 2 quinti è pertanto la soluzione del nostro sistema di disequazioni. Diciamo che è stato un sistema ancora una volta composto da due disequazioni numeriche intere di primo grado. La prima, un mezzo x più 3 quarti x è minore di 8 più x meno x più 3, tutto fratto 3. La seconda, 3x più 2 è maggiore o uguale di 2x più 1. Come al solito risolviamo separatamente e simultaneamente però, quindi contemporaneamente, le due disequazioni. Cominciamo dalla prima, nella quale conviene riscrivere un mezzo x più 3 quarti x e trasportare questi tre termini, cioè 8 più x e meno x più 3 terzi, dalla parte sinistra, cambiando ciascuno di segno per la regola del trasporto. Quindi meno 8 scriverei, perché scrivo, meno x più linea di frazione x più 3, tutto fratto 3, tutto quanto minore di 0. Qui conviene trasportare il 2x a sinistra cambiando il disegno, scrivendo 3x meno 2x, e naturalmente trasportare anche il 2 dalla parte destra cambiando il disegno, scrivendo meno 2 più 1.
seguito andrei a, nella prima disequazione, a fare un bel minimo comune multiplo, che naturalmente tra 2, 4 e 3 è 12, e naturalmente 2 al quadrato per 3, quindi 12, diviso 2 fa 6, per 1 per x è un 6x, 12 diviso 4 fa 3, 3 per 3 è 9 per x è un 9x. 12 diviso 1 fa 12, moltiplichiamo il 12 per l'8 e fa 96, moltiplicato per meno 1 è un meno 96, così come 12 diviso 1 fa 12 per meno x è un meno 12x. Infine 12 diviso 3 fa 4, 4 che moltiplica x più 3 è un 4 per x 4x, 4 per 3 12, tutto quanto minore di 0. Possiamo, finito questo, moltiplicare ambedue i membri per 12, secondo principio di equivalenza delle disequazioni. Mentre invece nella prima abbiamo che x è maggiore o uguale di meno 2 più 1, che è meno 1. Quindi x maggiore o uguale di meno 1 è già la soluzione della seconda. Ora, a questo punto possiamo, non ci rimane altro che risolvere la prima disequazione, e risolvere cioè quella del numeratore, perché 12 dodicesimi è 1 e 0 per 12 fa 0. Quindi abbiamo che 6x più 9x fa 15x più 4x è un 19x, 19x meno 12x è un 7x. Qui otteniamo 7x, le costanti sono in questo caso meno 96 più 12 è meno 96 più 12 è meno, basta fare 96 meno 12 che è un 84, come potete vedere. Tutto minore di 0. Qua già abbiamo ottenuto che x è maggiore o uguale di meno 1. In definitiva, andando a portare il meno 84 a destra e dividendo per 7, otteniamo che x è minore, nella prima disequazione intendo chiaramente, di 84 settimi. Ma 84 settimi è un 12, quindi x minore di 12. E naturalmente intersecato con l'altra disequazione che ho come soluzione x maggiore o uguale di meno 1. Come al solito, le soluzioni di questo sistema vanno ricercate in quell'intervallo, in quell'intervallo in cui sono presenti un numero di linee continue uguale a un numero di soluzioni. Le soluzioni sono due, due linee continue. Meno 1 qui, 12 qui. X minore di 12 si rappresenta con una linea continua a sinistra di 12, col 12 che non è incluso, e a destra il vuoto. X maggiore o uguale di meno 1, col meno 1 incluso, si rappresenta invece con una linea continua a destra di meno 1, e a sinistra niente. Se tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, notiamo come l'unico intervallo in cui siamo presenti due linee continue è l'intervallo in mezzo. E quindi la soluzione di questo sistema sarà, eccola qua, che lo centro bene, x compreso tra meno 1 incluso, 12 escluso. E questa è la soluzione del nostro ennesimo sistema di disequazione. Dunque, leggiamo quest'altro. Abbiamo un sistema, come al solito, anche in questo caso composto da due disequazioni. La prima, 2x più, aperta la tonda, x meno 1 chiusa la tonda, al quadrato, più x è maggiore di x quadro più 3. La seconda disequazione che compone il sistema è se x meno 3 è minore di x più 2. Allora, come al solito, andiamo a risolvere in maniera simultanea le due rispettive disequazioni. Cominciamo a scrivere qui un 2x e a sviluppare questo quadrato di binomio. Quindi, il quadrato del primo è un x quadro, il quadrato del secondo è un più 1. Meno 2x è il doppio prodotto tra x e meno 1 per 2, più x naturalmente è maggiore di x al quadrato più 3. Qui conviene portare l'x che sta a destra a sinistra cambiandolo di segno, scrivendo se x meno x, e trasportare il meno 3 a destra cambiando di segno, scrivendo 3 più 2. Vedete come è facilissimo anche qui, per la regola della cancellazione x quadro da una parte e x quadro dall'altra, peraltro stiamo facendo, d'altronde stiamo facendo disequazioni lineari intere di primo grado, abbiamo che anche 2x e meno 2x se ne vanno, in pratica rimane x, che conviene farlo rimanere al primo membro, e trasportare l'1 dalla parte destra cambiando di segno, scrivendo x maggiore di 3 meno 1. E qua scrivi direttamente che 6x meno x fa 5x è minore di 5. E a questo punto scriviamola qui le due soluzioni del sistema: x è maggiore di 3 meno 1, 2. X maggiore di 2 è la prima soluzione che compone il sistema, dividendo per 5 ambedue i membri, x minore di 1 è la seconda soluzione. Andiamo a riportare queste due soluzioni nel grafico intersezione, dobbiamo u qua 1, qua 2, x maggiore di 2 lo rappresentiamo con una linea continua a destra di 2, con 2 assolutamente escluso, x minore di 1 lo rappresentiamo con una linea continua a sinistra di 1, con 1 che naturalmente è anch'esso escluso. Come possiamo vedere, per trovare la soluzione di questo sistema dobbiamo ricercare
di intervallo, l'eventuale intervallo in cui ci sono due linee continue. Qui di intervalli non ce ne sono, e allora possiamo dire senza dubbio che la soluzione del nostro sistema è questa, cioè vuol dire che l'insieme delle soluzioni che verifica il sistema è un insieme vuoto.